Ciao, questo video è in collaborazione con Giulia, Giulie Makeup Artist. Vi lascio il link nell'info box perché è un canale dove ci sono dei video veramente carini. Lei è molto brava, secondo il mio parere, e merita davvero di essere visualizzato come canale. Intanto la saluto, ciao Giulia, e vi faccio vedere i miei prodotti top di questo mese. Parto da skincare e cose varie. Allora, naturalmente vi ho fatto vedere, non so se è il video che caricherò prima o dopo, comunque questo tonico che era già nel preferiti di novembre, il tonico della Clarins per pelli grasse miste, che ho già finito la confezione di cui parlavo in novembre. L'ho già finita, ne ho acquistata una da 400 ml, tanto mi è piaciuto. E questa ha nuove erogature, come vi farò vedere anche nel video haul, e che trovo molto più pratico per dosarlo sopra il dischetto. Parliamo di uno scrub viso. Questo qua è lo scrub Pomegranate Raspberry per far diventare più luminosa la pelle, insomma. E questo qua mi sta piacendo molto, ha un profumo buonissimo. Se non faccio cascare tutto, appunto. Ha un profumo buonissimo e poi non è così aggressivo, è abbastanza grandino come granuli, però lascia la pelle veramente luminosa e lo trovo ottimo da usare una volta a settimana. Vi parlo della maschera che è più famosa sul web, la Mint Julep Mask. Questa qua è detta anche maschera di Clio. È una maschera che aiuta a minimizzare i pori dilatati e per le pelli appunto miste grasse. Io la faccio una volta a settimana e si mette sulla pelle, poi si lascia asciugare e poi si elimina con acqua oppure con una spugnetta. E a me sta piacendo veramente tanto ed è diverso tempo che la utilizzo. Mi ero dimenticata di metterla nei preferiti di novembre, ma ci stava benissimo anche questa. Altro prodotto viso è questo contorno occhi della Clinique, il Super Defense SPF 20, che era anche nei preferiti di novembre e devo ancora finirlo, è da settembre, agosto-settembre che lo utilizzo, devo ancora finirlo. È perfetto perché va a schiarire molto bene la zona delle occhiaie, quindi mi è piaciuto molto e appunto ve lo consiglio. Ultimo prodotto, diciamo beauty, è questo balsamo labbra di Christian Dior, che è, come potete vedere, la crème de rose. L'ho acquistato all'inizio di dicembre e costa un po', perché io alla fine con vari sconti lo sono andata a pagare 22 euro, però come vedete lo sto strautilizzando e mi trovo benissimo, perché comunque lascia le labbra veramente idratate. Lo metto sia al mattino prima di truccarmi, sia la sera prima di andare a letto ed è veramente fantastico. Quindi costa un po', però SP, il fattore di protezione è 10, quindi è molto valido. Vi parlo di un prodotto per le mani che era già anche questo nei preferiti di novembre, che è la Vanh Cold Cream. Rimane la mia crema per le mani preferita perché riesce a tenermi idratate per diverse ore senza che si screpolino con. Senza che si screpolino, nonostante il freddo, nonostante la mia dermatite solita che ho alle mani, questa qua mi sta piacendo, mi sta continuando a piacere. Già la seconda confezione che compro da novembre, da ottobre-novembre. Fondotinta, ormai non vi dico più niente, vi lascio questa immagine. Per chi non avesse ancora visto la review su questo fondotinta, lascio il link qua sotto, ma è inutile che vi stia a parlare tanto di lui perché mille video ne parlano, mille video, quelli che ho fatto io. Comunque, ottimo, consigliatissimo.
Altro fondotinta che sto utilizzando è questo qua di Pupa, l'Active Light, che è questo fondotinta appunto attivatore di luce. Pelle perfetta, mi sta piacendo tantissimo, lo utilizzo diciamo nelle occasioni più, magari dove si esce la sera oppure se si va fuori la domenica, perché appunto tutti i giorni io utilizzo il fondotinta minerale, però anche questo per avere un finish più elegante comunque. Un po' più importante e mi sta piacendo veramente tanto perché rimane comunque con una coprenza media, non troppo pesante sulla pelle e dura lungo e dà veramente un aspetto di salute. Correttore, questo mese vi volevo parlare di un correttore che ho trovato in una confezione di un fondotinta in abbinamento che è l'Accor Perfect, che è questo qua. Era insieme ad un fondotinta, sempre della L'Oreal. Questo è il numero 2 Vanilla, non si vede perché è specchio. Ha questo tipo di applicatore. E nonostante io adoro il correttore della MAC, che vi ho fatto già vedere nei preferiti di novembre, questo qua mi sta veramente piacendo tanto perché illumina molto la zona del contorno occhi, delle occhiaie, ha un sottotono comunque aranciato che va a neutralizzare il nero delle occhiaie, anche se io non è che abbia un problema grosso con le occhiaie, appunto. Però va a illuminare molto bene la zona delle occhiaie e l'ho usato anche in questo trucco e mi sta piacendo veramente tanto. Costa molto meno di quello della MAC ed è veramente ottimo. Passiamo agli ombretti. Allora, non ve la faccio vedere, comunque io ho la mia solita base della Too Faced, la Shadow Insurance che stradoro, ma non ve la torno a far vedere. Altro tipo di base che utilizzo ultimamente è questa qua della MAC Soft Ochre, che è una base cremosa color carne, tendente al giallo però, cioè beige, giallina. E anche questa corregge le discromie della palpebra e va a creare una base molto stabile. E anche dato solamente questo da solo, con una riga di eyeliner fa la sua figura, quindi ve lo consiglio. Per quanto riguarda gli ombretti, vi voglio far vedere un acquisto che ho fatto in dicembre, mi sembra sì. Allora, questo è della Shiseido ed è della Shiseido ed è, ve lo faccio vedere così, questo colore. È un ombretto cremoso, vi faccio lo swatch, si presenta così. È un bronzo marroncino con dei bellissimi riflessi. Adesso spero, ecco, che possiate vedere. Ed ha proprio questi riflessi. Questa è la matita pastello di Neve Cosmetics, la nebbia, no, tutte le volte pioggia. La pioggia che è un color taupe. Vi faccio lo swatch qua, ma lo conoscerete già in tante, comunque un marroncino taupe che ho messo anche quest'oggi, però si vede poco perché risalta molto il verde. Comunque per sottolineare appunto le rime ciliari, sia superiore che inferiore, sfumata così, a me piace tantissimo e anche questa per il trucco di tutti i giorni è ottima. Io lo utilizzo quasi tutti i giorni quando sono di fretta, eccetera. Essendo in crema, si stende con le dita, si fa prestissimo e con un po' di mascara il gioco è fatto. Quindi super consigliatissimo. Ultimo prodotto occhi è una palettina che ho preso diverso tempo fa, che anche questa è molto famosa, la Meet Matte, famosa per chi segue i canali YouTube di make-up. È una palettina con 9 colori matte, Meet Matte appunto, e un pennellino doppio. E anche questa, cioè sono colori passepartout, proprio si possono creare dai trucchi più da giorno, più da tutti i giorni, oppure
ha gli smoky più intensi perché ha comunque dei colori tipo questo che ho appena toccato, super pigmentati, super scriventi e veramente ve ne faccio vedere un altro che è questo blu, cioè veramente bellissimi. A me piacciono molto. Se per caso siete nella mia zona o forse anche in altre città, comunque questa marca la vendono a Gardenia. E se per caso vi capita di andarci, ve la straconsiglio perché è piccolina, compatta, proprio si va anche in borsetta ed è ottima perché è un prodotto veramente straordinario. Finiamo con gli ultimi tre prodotti che sono l'illuminante della Collistar che ho utilizzato tantissimo durante queste feste perché appunto dà un effetto glow sugli zigomi, aiuta ad alzare gli zigomi anche sotto l'arcata sopraccigliare dà un bel effetto e appunto è utilizzabile in diverse modalità, quindi mi è piaciuta molto. La mia solita cipria è questa qua, ve la faccio vedere ma non ne parlo più, che è la Prime and Poreless della Too Faced. Mi ci trovo benissimo perché si può usare sia come primer prima del fondotinta minerale o anche di quello normale e aiuta a minimizzare i pori oppure appunto alla fine del trucco per creare appunto l'effetto matte nelle zone lucide del viso tipo la zona T. Ultimo prodotto è questo lucidalabbra della Bare Minerals che io ho comprato in un kit dove ce n'erano 4 o 5 di lucidalabbra in un formato mini così e l'ho preso appunto per provarli e vi faccio vedere il colore che è. Anche questo è tipo quello che ho su adesso della Shiseido che vedrete nel video haul ed è questo qua però ha un effetto gloss trasparente ma è rimpolpante per le labbra, quindi dà proprio un bel effetto sulle labbra e a me piace molto perché sembra appunto effetto smalto, molto, molto carino, però rimane proprio come un gloss trasparente. Ringrazio Giulia per la collaborazione e spero che si possa ripetere appunto nei mesi a venire. Ringrazio voi di avermi guardato fino a qua. Vi lascio appunto qua sotto nel box info il link al suo canale, così potete vedere appunto il suo video dei top beauty and makeup. E mi raccomando, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi o comunque lasciate un commento qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!